Ringrazio per il vostro invito a presentare al vostro, per me è motivo di profondo emozione. Chiedo scusa se sono un po' emozionato. Allora, io non ho bisogno qui di presentare Automasullo, che è uno dei pensatori più significativi del nostro tempo. Non ho bisogno di spendere molte parole, ma voglio comunque ricordare che fino alla metà del Novecento e nell'ultima parte del Novecento, nel nostro nuovo millennio, Aldo Masullo ha sempre concepito la filosofia come comprensione del proprio tempo. Il proprio tempo ha preso col pensiero, secondo un'indicazione certa di Hegel. Quindi è stato sempre fedele a questa concezione della filosofia come rapporto, relazione, pensiero, vita. Portare la vita nel pensiero, ma poi portare il pensiero nella vita. E non posso qui neppure accennare alla storia dello sviluppo del pensiero di Aldo Masullo, mi limito però a ricordare della sua vastissima produzione scientifica alcuni scritti che a me paiono decisivi nello svolgimento della sua riflessione concentrata in particolare sulla genealogia dell'umano, che non è la genesi dell'umano, ma è appunto una riflessione sul fondamento dell'umano e sulla sfida della libertà nell'universo dominato dalla tecnologia. E si possono raggruppare i suoi scritti in due blocchi. Un primo blocco, struttura soggetto prassi, la comunità come fondamento, il senso del fondamento, metafisica, filosofia del soggetto e diritto del senso, che corre, diciamo, dal 62 al 9, questa poco, un po' di correggere. Un secondo blocco invece è costituito da, tra gli altri, indico solo i principali scritti, il tempo e la grazia, Padicità e indifferenza, la libertà e le occasioni, Theatrum Mentis, Stati di nichilismo e l'ultimo, per ora, che già è in tantino, il nuovo libro, L'arcisenso dialettico della solitudine, da cui trae spunto in qualche modo anche questo tema dell'intimità, anche se la fantasia teoretica di Aldo Masullo non consente previsioni, non posso prevedere quale sarà questa sera lo svolgimento del tema, perché la caratteristica della riflessione di Aldo Masullo è proprio questa continua capacità di ripensare, rielaborare, ma inventare anche nuove categorie, nuovi modi per cercare di cogliere questo tempo che fluttua, questo tempo che si trasforma, questo repentino, come appunto lo chiamo, che ci investe e che ci chiama appunto a riflettere. E dico soltanto, non posso inoltre approfondire questo aspetto, diciamo, dico soltanto che Il tempo e la grazia è il libro che segna in qualche modo una svolta del pensiero di Aldo Masullo, nel senso che mentre raccoglie tutta questa eredità della sua riflessione sul tema dell'intersoggettività, sul tema del fondamento, il fondamento nascosto, il fondamento dell'umano, e al tempo stesso quindi questa riflessione sulla soggettività, sul soggetto, che appunto filosofia del soggetto, questo libro del 90, Il tempo e la grazia, come dire, sposta la riflessione più sul piano della riflessione interiore del soggetto, di fronte a un universo, a un mondo che è segnato
da veloci trasformazioni, continui mutamenti. Quindi, diciamo, a partire dal tempo della grazia, la riflessione di Alton subito si è soffermata soprattutto sugli aspetti non tanto del pensiero come ragione, come pensiero calcolante, perché anzi ha sempre preso le distanze, ma ha spostato molto l'attenzione sulla emotività, sull'affettività, su quella che Aldous Huxley chiama paticità, cioè la capacità stessa di emozionarsi, non tanto le emozioni, ma la possibilità di emozionarsi. Cioè la paticità è questo strato originario della nostra soggettività che da una parte ci individua e ci determina in modo da essere singolarità, dall'altra parte però, il tema della solitudine, dall'altra parte però ci consente di condividere l'esperienza, il vissuto degli altri per quanto possibile attraverso le loro espressioni, le loro oggettivazioni, e quindi di aprirci al rapporto con l'altro. E il rapporto con l'altro è precisamente ciò che ci fa nascere come uomini, cioè il rapporto con un mondo di significati, di valori, un linguaggio che ci consente appunto di ritrovare la nostra intimità, ma non un'intimità chiusa in se stessa, ma una comune intimità. Quindi direi che con il tempo e la grazia, poi con tutte le opere successive, diciamo, si è sviluppato questa riflessione che mette in rapporto l'esperienza personale, l'esperienza del soggetto, la ricerca dello strato originario del suo essere soggetto, con la rappresentazione, la percezione dei movimenti che si sviluppano nel mondo. Quindi la riflessione di Aldo Masullo si è spostata su quella che vorrei dire la sfida della libertà di fronte a un mondo che sembra invece cedere alla standardizzazione, alla omogeneizzazione, un mondo che si affida a comunicazioni veloci, sempre più ampie, a un'apparente trasparenza che in realtà però è una chiusura, che è una alienazione. Allora la risposta, questo diciamo, ripiegarsi in se stesso alla ricerca di questo strato originario, l'intoccabile, cioè quel sentirsi di ciascuno di noi che non può mai essere oggettivato, né può essere sentito da un altro, e questo ripiegarsi è una risposta a questa trasparenza apparente che segna il nostro tempo. Questo mi limito qui, non voglio togliere altro tempo. Io innanzitutto proclamo la mia gioia di trovarvi qui insieme a tanti amici, primo tra i quali Pino, che è un perfetto lettore del mio pensiero, anche delle sue, del pensiero, stravaganze, nel senso di movimenti un poco fuori di quello che è la linea tradizionale. E naturalmente ringrazio il direttore dell'Archivio di Stato, i funzionari dell'Archivio di Stato, e dico che a proposito dell'intimità violata, coloro i quali hanno affidato i
propri documenti a questo archivio, si può dire che la propria intimità l'hanno assicurata per l'eterno, perché l'archivio ha questo senso. E manifesto anche la mia solidarietà al giornalista che ha parlato, che esprime una vicenda drammatica, certamente come ogni vicenda per chi la vive direttamente, ma che è anche una vicenda di carattere nazionale, è una vicenda che si lega alla crisi generale dell'editoria, crisi che ha radici lontane e che in questi ultimi tempi, anche per circostanze politiche ben definite, si è molto aggravata. Io sono molto solidale, io che amo moltissimo i giornalisti del Mattino, con i quali ho lavorato per molto tempo, ho rotto con il Mattino per ragioni di questo tipo, quindi la mia solidarietà è profonda. Passo a Pino, il quale, come sempre, ha colto i momenti centrali della mia avventura di pensiero e ha introdotto questo tema della intimità. Vorrei evitare di sproloquiare, perché abbiamo un tempo limitato a quanto ho sentito, quindi cercherò di selezionare accuratamente quello che vorrei dire. Ora, il tema dell'intimità, la parola più che il tema, intimità, è in qualche modo di uso corrente, se ne parla banalmente, l'intimità intesa come lo stare fra di noi per bere un bicchiere di vino, che è una cosa molto bella, ma in qualche modo non è ancora l'intimità come andrebbe veramente pensata. Oppure l'intimità nel senso del rapporto tra due amanti, rapporto sessuale, e anche questo è perfettamente comprensibile, ma anch'esso non soddisfa quella che è la volontà di capire che cosa possa essere intimità nel senso profondo della parola, cioè il fenomeno intimità, fenomeno nel senso della fenomenologia, fenomeno nel senso di ciò che si manifesta nel momento stesso in cui lo viviamo. Il nostro vivere è un continuo manifestarsi. Io dormo, non c'è nulla, mi sveglio, tutto si manifesta. Il fenomeno è il manifestarsi, il fatto che stiamo pensando, questo è già un fenomeno, il vivere sapendo di vivere, questo è il fenomeno. Ora, da questo punto di vista, l'intimità, che cosa è? Addirittura si usa il termine intimità per indicare la biancheria personale. Se voi andate a prendere internet la voce intimità, la prima cosa è la reclame di una serie di case che producono reggiseni, magliette, mutandine e altre cose del genere. Quindi ovviamente c'è un uso dell'idea, non dell'idea, della parola intimità che non è degna del concetto di intimità, di quello che è il senso dell'intimità, di quello che è il fenomeno intimità. Ora, per cercare di approfondire questo, vorrei dire innanzitutto che il termine intimità, così male usato come ho indicato per esempio, è un termine col quale si vuol dire un'altra cosa. Nella migliore delle ipotesi si vuol dire familiarità. Ecco, familiarità è cosa molto diversa da intimità. Familiarità
e forse qui ci può aiutare Platone, che ci aiuterà anche successivamente. Platone nel Simposio dice una cosa molto bella: amore, eros, ci svuota di estraneità e ci riempie di familiarità. Ora bisogna stare accuratamente a cogliere il senso di queste due parole, estraneità e familiarità, soprattutto perché in greco, scusatemi se faccio la citazione in greco, ma qui è necessario, il termine estraneità è allotriotes, cioè l'essere, per così dire, alienati in altro da sé. E qui ci troviamo facilmente. Il termine familiarità è oikeiotes, che viene da oikia. Oikia significa casa, poi significa famiglia. Quindi l'oikeiotes è la familiarità. Io stesso tradussi una volta in un libro questo bellissimo pensiero di Platone con intimità, perché mi sembrava molto bello: amore ci svuota di estraneità, ci riempie di intimità. Ma poi, a ripensarci, mi sono reso conto che quella mia traduzione era una traduzione infedele, perché oikeiotes è la casalità, la domesticità, la familiarità, che è cosa diversa dall'intimità. Ora, la familiarità, lasciamo per un momento Platone, nel pensiero contemporaneo, anzi nel pensiero in genere, ha avuto varie vicende. La familiarità ci lega al mondo, la familiarità appartiene al mondano, la oikia, la famiglia, fanno parte del mondo, quindi siamo all'interno della mondanità. Ora, gli stoici, soprattutto Zenone di Cizico, disse che la mondanità è qualche cosa in cui si giocano le passioni, e questo è un guaio per l'uomo, perché lo agita, lo mette a rischio, lo fa soffrire. L'unica cosa è tenere a freno le passioni, astenersi delle passioni, ma, dice Zenone, questo è praticamente impossibile, questo è addirittura inumano. Allora la cosa che si può consigliare è lasciare pure che si vivano le proprie passioni, cioè che si viva la mondanità, però mantenendo interiormente un certo spazio tra sé e le proprie passioni, uno spazio di indifferenza, uno spazio di sospensione. Husserl l'avrebbe chiamato l'epoche. In effetti il termine epoche si ritrova in queste filosofie, soprattutto nelle filosofie scettiche. Quindi lasciare pure che le passioni vivano, perché se non vivono le passioni non viviamo noi, però mantenerci a una certa distanza interiormente da esse. Quindi la mondanità sì, ma non il perdersi nella mondanità. E quindi la tesi degli stoici è che l'uomo deve fare un poco come l'attore, il quale recita. Ma quindi la recita è il mondo, la mondanità. Ognuno di noi in società recita, io sto recitando, cioè sto svolgendo un programma di comunicazione costruito. Io recito, ma
questa via recita, secondo Zenone, deve essere, per così dire, messa a distanza dalla mia autenticità. Gli illuministi, quindi molto tempo dopo, nel Settecento, riprendono questo tema. E Diderot dice una cosa simpaticissima. Dice, nei Salotti si parla dell'attore. Si parla, dice, quello è un grande attore, perché riesce a dare l'impressione che stia provando grandi sentimenti, quelli che l'autore del testo ha imposto di recitare. Ma in effetti egli recita molto bene questi grandi sentimenti, ma non li sente, non li prova, finge di provarli. Quindi la grandezza dell'attore per Diderot sta nel fingere di provare. Siamo ancora nel campo della mondanità, del mondano, del mondo. Qui tutti fingiamo, portiamo la maschera, siamo persone, senso latino di maschera, persone, siamo persone, recitiamo. Spesso recitiamo bene, qualche volta recitiamo male, come capita. Ora, questo recitare stanca. Questo è vero. Quando la sera arriviamo a casa, come mi è successo in automobile, ho pregato l'amico che mi accompagnava di farmi sedere dietro perché mi dovevo riposare. Ero stanco, stanco delle cose che avevo letto, che avevo scritto, le persone con cui avevo parlato. Ero stanco. La mondanità stanca. Bisogna riposarsi. Recitare è stressante, bisogna riposarsi. Ora, questo tema antico e poi illuministico, settecentesco, è un tema che ritorna in etnologia. Molti etnologi, studiosi delle cosiddette culture primitive, cercano di capire qual è la sostanza di queste culture. E da Goffman a Lévi-Strauss viene fuori che in fondo la sostanza di queste culture è lo scambio. La società è basata sullo scambio. Una cultura primitiva non può fare altro che scambi. E lo scambio come la recita? Scambio. E allora nelle culture primitive c'è uno scambio tra gli altri, che in qualche modo aiuta a riposarsi. E questo scambio è lo scambio delle donne, perché lo scambio delle donne permette ai singoli gruppi, anziché di mantenersi fra di loro in competizione, in qualche modo di allearsi, perché la donna che sta nell'uno deriva, è figlia di un padre che sta nell'altro. Quindi lo scambio delle donne diventa la base di una pacificazione riposante. Quindi questo grande tema, la recita da una parte, il riposo dall'altra parte. C'è addirittura qualcuno, pare Goffman, che parla della scena e del retroscena. L'attore, quando sta sulla scena, recita. Ma recitare, abbiamo detto, sta. Però poi, quando finisce la recita, mentre stanno recitando gli altri, lui si va a riposare nel retroscena. Quindi abbandona la tensione del rapporto sociale. Il rapporto sociale sta. Perché il rapporto sociale è soprattutto sostanziato di istituzionalità, di convenzionalità, è sostanziato di finzione. Finzione non nel senso necessariamente negativo, finzione nel senso della necessità sociale. Se io incontro una persona che so che viene considerata una persona poco raccomandabile, però la incontro, me la presento, io che faccio?
gli volto la faccia, no, gli do la mano, ecco, io fingo, io recito. A questo stato, perché è qualche cosa che io faccio in nome del mondano, ma dentro di me io non avrei fatto. Recitare stanco. Ora, questo recitare è appunto il luogo, non certo dell'intimità, e quanto di più lontano si possa immaginare dall'intimità. L'intimità è quando sto con me stesso, mi sto riposando, invece recitare io sto fuori di me stesso, sono nel mondo. Ora, la tradizione del pensiero occidentale ha le sue origini in Platone, poi nel cristianesimo, in parte nella civiltà latina. Per quello che riguarda Platone, che come vedete ci sta accompagnando, ricordiamoci quello che dice Platone nel Sofista. Platone dice: il pensiero è un ragionamento che l'anima fa con se stessa. Qui non è il mondo. L'anima non è immersa nel mondo. L'anima non è in rapporto con il mondo, è in rapporto con se stessa. Ecco, qui è il punto iniziale dell'intimo, dell'intimità, di ciò che è interno. E poi Agostino l'incalzerà: Dio è interno a te più di quanto tu sia a te stesso. E tutto il problema è di quanto tu sia interno a te stesso. Comunque, qui tra Platone e Agostino, tra la filosofia, tra l'idealismo, che poi non è idealismo nel senso comune, di Platone e, diciamo, lo spiritualismo di Agostino, ha inizio il pensiero occidentale come pensiero dell'intimità, che è categoria squisitamente legata alla cultura occidentale, l'intimità. Lo spazio che non è coincidente con lo spazio esterno, non è coincidente con lo spazio sociale, non è coincidente con il mondo, è un altro spazio. Ora, questo pensiero, che è pensiero di se stesso, è pensiero in quanto conversa con se stesso. Pensiero di se stesso, l'ho detto, ma non sta bene, perché pensiero di se stesso è un pensiero che ha sé per oggetto, no. Il pensiero come intimità, il pensiero vivo, è il pensiero che parla con se stesso. E qui entra in gioco un'altra categoria, la categoria del duale. Il duale è un concetto che attiene alla linguistica, perché si sa che ci sono alcune lingue come l'antico greco, non più il greco moderno, e neppure tutto l'antico greco, ma soltanto il greco di dialetto, il dialetto attico, appunto di Platone, il pensiero è interno a se stesso. Perché? Perché il pensiero conversa con sé, cioè il pensiero è duplice. Il pensiero che pensa, ma quel pensiero che pensando pensa con un altro pensiero che sta dentro di lui. Questa non è una cosa folle, è una cosa viceversa molto ragionevole, che viene poi riconosciuta molto più tardi nel pensiero moderno, nella filosofia moderna. Pensiamo a Fichte.
il quale nel 1796, nei testi del 96, cominciò a dire che ogni pensiero, o coscienza, o io, che poi sono la stessa cosa, nascono solo in quanto sono provocati ad attuarsi da un altro pensiero, un'altra coscienza, un altro io. E infatti, immaginate un bambino abbandonato dalla madre, lasciato in una foresta come lui è avvenuto, non diventa un uomo, rimane un poverino, un animaletto, biologicamente di specie umana, ma non un uomo, non parte, non pensa, non comunica. Quindi la sostanza umana è questo doppio, questo portare con sé l'eredità di ciò di chi ci ha provocati, essere per così dire spinti dall'alterità e quindi a propria volta ambire a ritornare in rapporto con l'alterità. E qui viene quello che Pino ha ricordato, il tema della solitudine. Perché? Perché il pensiero, o coscienza, o io, chiamiamolo come vogliamo, non si può comunicare. Nessuno di voi in questo momento sta provando quello che provo io. Vi posso dire che mi sto emozionando, appassionando, ma il mio emozionarmi, il mio appassionarmi, voi non lo potete sentire. Probabilmente di voi si sta emozionando e appassionando, vi auguro di sì, però il suo emozionarsi, il suo appassionarsi è il suo, non è il mio. Pensate al tragico che in fondo è l'umano. Perciò la cultura greca è grande, la cultura greca è antica, perché la cultura greca è la cultura del tragico. E lasciando stare tutte le narrazioni di carattere mitologico che hanno al centro il tragico vero, radicale, è quello del pensiero, è quello della coscienza, è quello dell'io, perché nasce dal rapporto con l'altro, ma non riesce a ritrovare questo legame con l'altro, così come quello che ha lasciato e da cui è nato. Questa è la solitudine radicale. Cioè, noi tra di noi comunichiamo, sì, ma comunichiamo come viventi, cioè come organismi. Gli organismi, in quanto organismi, hanno dei contatti fra di loro. Le nostre coscienze non entrano in contatto. Quando io sono entrato gli ho dato la mano. Quindi sono entrati in contatto i nostri corpi. Ci siamo detti buonasera, quindi è entrato in contatto il nostro cervello, il nostro sistema simbolico, il nostro linguaggio. Ma quello che sentivamo, ognuno lo ha tenuto per sé, non poteva comunicarlo all'altro, farlo sentire all'altro. Ecco la forza di questo problema, questo senso di una intimità che se c'è è solo perché è l'intimità dell'anima con se stessa. In fondo, l'intimità fra me e un'altra persona è, in un certo senso, una intimità di me con me stesso, in cui quel me stesso col quale io entro in intimità non è altro che un fantasma che io proietto sull'altro. E quindi è come se io entrassi in intimità con l'altro, ma in effetti non è mai con l'altro che io entro in intimità, è sempre e soltanto con me stesso. Questo tema ci
porta a approfondire, direi, la fenomenologia della intimità. Quindi è chiarito che l'intimità è radicalmente il rapporto che la coscienza ha con se stessa, che questo rapporto può essere in qualche modo fantasticato proiettandolo sull'altro, ma non può essere mai realizzato come rapporto effettivo con l'altro. Con l'altro c'è la comunicazione, quindi stiamo parlando, ci stiamo capendo, ci siamo anche qualche volta scontrando, qualche volta incontrando, ci amiamo, ci odiamo, i sentimenti, il carattere epatico di cui Pino ricordava la caratteristica che io amo sempre ricordare dell'uomo. Se il pensiero è chiuso in se stesso, non può entrare in rapporto se non con se stesso. Il pensiero come è radicato poi nel mondo? È perché il pensiero non è puro pensiero. Il pensiero è senso, emozione, passione, fantasia, immaginazione, creazione, tempo. Tutto questo è il pensiero, e in quanto tale il pensiero entra in comunicazione con gli altri attraverso i sensi. Io vi do la mano, sento il calore della vostra mano. Attraverso l'immaginazione, un bambino disegna, un primitivo disegna un grafito che rappresenta un animale. Io oggi quel grafito lo capisco ancora e risalgo con l'immaginazione o con lo studio etnografico a quel primitivo che ha disegnato quello. Come vedete, sempre attraverso il corpo, sempre attraverso i sensi, noi comunichiamo. La parola stessa, la parola innanzitutto è voce. La prosa nasce dalla poesia. La musica, il suono melodioso nasce dalla parola, quindi c'è questa catena di procedure che sono sempre echi della nostra intimità, che non può fare altro che produrre nel mondo esterno delle modificazioni che vengono raccolte da altri ricettori come degli echi che a loro volta suscitano in loro delle emozioni analoghe. E questo io lo chiamo appunto il carattere epatico a cui alludeva. E una cosa simpatica è che c'è un termine greco usato da uno scrittore del secondo secolo d.C., quindi una grecità tarda, in cui si parla della natura dell'uomo come antropopateia, pathos, pateia. La natura dell'uomo è la paticità, chi c'è il vocale? Antropopateia. Cioè, non immaginate l'uomo come un astratto pensiero, un astratto cervello, e neppure come un calcolatore, perché noi a questo siamo. Oggi i calcolatori sono più bravi di noi a pensare, a calcolare. Si fanno le previsioni, si giunge addirittura a prevedere quello che io farò domani. Ma questo non è umano. Questo poi è la grande crisi della nostra società, che è una società in cui c'è sempre meno umanità, comunione, partecipazione solidale, emotività, fantasia,
è sempre lui. La nostra finirà per essere una società di robot, dove i robot non saranno le macchine, saremo noi, al limite. Allora, se noi ritorniamo sul tema dell'intimità, il robot certamente l'intimità non vuole, perché il robot ha una serie di meccanismi dentro, ma il suo dentro non è il dentro dell'intimo, questo è il punto. Dentro che cosa significa? Se voi pensate al cervello, c'è un bel libro di due scienziati, di cui un biologo e un fisico, e si chiama questo libro Il cosmo del cervello. E che cosa è? A un certo punto c'è un bellissimo capitolo in cui si dice: il cervello è l'unico organo che può essere guardato da due punti di vista, dall'esterno e dall'interno. Allora mi sono posto il problema, e l'ho posto a qualcuno degli autori, ma che cosa significa dall'interno? Il cervello dall'interno. E il cervello dall'esterno lo capisco. Se mi spaccano la testa, guardano il contenuto del mio cranio e via via si vede la forma del cervello, come è fatto. Ma che cosa ne so? Abbiamo detto prima, voi non potete sentire quello che sento io. Quindi, che significa il dentro del cervello? Il dentro del cervello non c'è. Quello che noi chiamiamo dentro del cervello è ciò che non viene osservato. Quindi il cervello può essere osservato dal di dentro, ma dove il di dentro è il di dentro del corpo. Il di dentro è la forma materiale del cervello, le strutture del cervello, il funzionamento del cervello. Quello che in questo momento il cervello sta pensando, sta vibrando, io questo non lo posso guardare dall'esterno. E come lo guardo? Questo è, io sto parlando, sto dicendo delle cose, magari delle corbellerie. Voi il mio cervello non lo guardate dall'esterno, ma udite le mie parole, che sono una proiezione materiale del mio pensiero, che è solo mio, e attraverso questa proiezione materiale voi avete l'informazione su ciò che il mio cervello sta pensando. E su questo naturalmente si fonda la distinzione tra le cosiddette due culture, perché le culture scientifiche sono quelle che guardano il cervello dall'esterno, le culture umanistiche sono quelle che guardano il cervello dall'interno, dove l'interno non significa andare a frugare con il ferro del chirurgo che cosa c'è, o fare la, come si dice adesso, l'indagine per immagine, raffinatissima, per cui si sa quali nervi sono impegnati, quali cellule sono impegnate, quali neuroni sono impegnati. Sì, potete sapere tutto questo, ma ciò che corrisponde al movimento che in questo momento stanno facendo i miei neuroni, voi non lo potete sapere. Non può sapere il poeta, non può sapere il romanziere, non può sapere l'affabulatore, ma lo scienziato non lo sa. Allora l'intimità. Vedi che il tempo vola, noi siamo tempo, ma noi non vogliamo. Dunque, vorrei citarvi un libro che forse qualcuno di voi ha avuto l'avventura di leggere,
perché è un libro pubblicato in Francia nel 2013, poi tradotto in italiano l'anno successivo. E questo libro è un libro di un filosofo e sinologo francese, François Julien. Questo libro si intitola Sull'intimità, punto lontano dal frastuono dell'amore. Sull'intimità, punto lontano dal frastuono dell'amore. È un libro molto, è un libro semplice, scritto molto bene, sembra facile, ma è molto complicato. Quali sono i punti centrali del libro? Il libro prende le mosse dalla citazione di un racconto di Simenon, quel grande scrittore francese, che sembra che scriva polizieschi, ma in fondo i suoi non sono mai polizieschi, e questo racconto si chiama Il treno, dove si immagina che nel trambusto drammatico della imminente occupazione di Parigi da parte delle truppe tedesche, una folla di gente si precipita per abbandonare Parigi, quindi le stazioni ferroviarie tra l'altro sono affollate. In questa folla c'è anche un signore con la moglie e con la figlia piccolina. A un certo punto nel trambusto chi sale, ognuno tenta di salire in questi treni che partono e non si sa poi se il successivo partirà, lui si trova separato, tagliato fuori dal contatto con la moglie e con la figlia e si trova accanto a una donna, la quale donna poi via via comincia a parlare con lui, lui con lei, lei è una donna uscita di prigione, che non ha nessuna destinazione, più o meno una vagabonda. Ora, tra questi due non c'è proprio nulla di comune. Il loro trovarsi insieme è come stare fuori dalla storia, perché la storia dell'uno è stata messa da parte, la storia dell'altro, sono due nudi esseri umani. Si trovano a fianco. Questo capita, noi no. In un dramma uno si vede accanto a un altro e poi a un certo punto comincia a parlare. Questo avviene tra questi due. E qui Julien sviluppa il suo tema, cioè l'intimità concepita non come il risultato di un processo storico personale. Io sono cresciuto, eccetera, eccetera, e come è successo a me accanto a lui, ci siamo incontrati, ognuno avendo alle spalle una propria storia, ci siamo incontrati all'università, ci siamo capiti e siamo diventati amici. Non è questo il tema dell'intimità. Il tema dell'intimità è il trovarsi di due esseri umani. Neanche l'uno di fronte all'altro, come io mi trovo di fronte alla donna che amo, no, l'uno accanto. Siamo fiancheggiatori del nostro destino, che non è più il destino sociale, non è più il destino recitato, è un destino occasionale. È un'irruzione di un'isola di relazione umana completamente diverso da tutto il resto, dal continente della società. Siamo usciti fuori dalla società, siamo usciti fuori dalla mondanità. E qui c'è una serie di considerazioni e a un certo punto c'è anche questa considerazione che Julien fa riprendendo un brevissimo passo del racconto di Simenon. Questo brevissimo passo è mi chiedo se io in quel giorno
non sia andato il più vicino possibile alla felicità perfetta. E qui facciamo un passo avanti. L'intimità è felicità, può essere, può essere. Infatti io mi chiedo se quel giorno non sia andato, non dici io sono andato, mi chiedo se, perché non si può mai dire se un momento è veramente felice. Che cos'è la felicità? La mia definizione personale della felicità è quella gioia che si vive senza la preoccupazione che possa finire. No. Quindi è una sospensione comunque. Ed è appunto quella felicità perfetta a cui accenna Simenon e che riprende Julien. Poi dice Julien, io corro naturalmente per raccontare il libro, altro che le due ore di cui abbiamo avuto la possibilità di fruire, sarebbe una giornata, si va più presto a leggerlo. E dunque c'è un punto finale, uno dei punti finali, in cui dice: nell'intimità la frontiera fra tu ed io è abolita, la divisione cancellata. Noi abbiamo detto finora che questo non è possibile, perché il mio sentire è incomunicativo, non è fatto per essere comunicato. Quindi la divisione non è mai abolita. E del resto, che non sia mai abolita, finisce per confessarlo lo stesso Julien, il quale sostiene l'abolizione della separazione, della divisione. Perché Julien, nella parte finale, evoca un concetto di Lacan, il quale Lacan, nel suo barocchismo ricco di pensiero complicato, che potrebbe anche però essere ridotto molto di più se non servisse al suo autore essere barocco così splendidamente per farsi bello, per farsi importante. Dunque dice, Lacan ha un termine, extimité, che è il contrario di intimi, intimité, intimité, extimité. Ora, extimité in Lacan che cosa significa? Extimité in Lacan significa l'opposto della intimità. E dice Julien, questo termine viene adoperato da Lacan per indicare che nell'intimità si ristabilisce una frontiera nel tra aperta dall'intimità stessa. Cioè, dopo aver con tanta ricchezza parlato dell'intimità, analizzato l'intimità, guardato l'intimità dai molti punti di vista, giunto all'affermazione che l'intimità è l'abolizione della barriera tra due, poi si ricorda di Lacan e di questo concetto di extimité, il quale concetto di extimité lo avverte che in fondo c'è alla fine una barriera insuperabile, e quindi quella unione che sembrava aperta tra i due viene di nuovo abolita. C'è l'extimité, c'è un'estraneità, l'extimité poi è questo, insuperabile. Che cos'è? C'è bisogno di ricorrere alla canna e a questo termine extimité per dire quella cosa semplicissima che io ho detto prima, che in effetti, essendo il nostro pensiero, la nostra coscienza, il nostro io incomunicativo, per quanto io possa essere legato ad un'altra persona, per quanto io possa entrare in intimità con l'altra persona,
questa intimità si ferma di fronte a una barriera insuperabile. D'altra parte, passando dal pessimismo all'ottimismo, io vi ricordo Sartre, che queste cose le aveva già capite. C'è quel bellissimo passaggio del dramma di Sartre, Il diavolo e il buon Dio, dove c'è la figura di questo condottiero di Ventura di età tarda, fine del 600, principio del 700, e c'è la scena di questo condottiero con la sua donna, e lui, gli uomini in genere sono più stupidi delle donne, lui dice: ah, come vorrei che tu ed io fossimo uno solo. L'aspirazione all'intimità intesa come comunione perfetta. E la donna, alla donna intelligente, Sartre fa dire: stupido, e se fossimo uno, come ci ameremmo? Ecco, allora io vorrei giungere verso la conclusione ricordando ancora una volta Platone. Anzi, lo ricorderò in due diverse citazioni. Platone nel Simposio a un certo punto dice: nessuno potrebbe credere che gli amanti di una vita, persone che stanno insieme da una vita, stiano ancora insieme per i piaceri sessuali. Uno si scoccia, si stanca, deve cambiare. Cioè, però quelli stanno insieme. Che cosa proveranno? E qui Platone dice, è chiaro, che l'anima di ciascuno di loro, guardate bene, l'anima di ciascuno di loro, non dice loro, ciascuno di loro. Cioè, ancora una volta, l'intimità ci mette insieme ma non ci fonde. Il fenomeno è strettamente soggettivo. È chiaro che l'anima di ciascuno di loro tende a qualcosa d'altro che non può esprimere, e tuttavia ne ha un presentimento e una oscura comprensione. Questo tema dell'ultra. Cioè, in fondo, ciò che unisce due persone è l'emozione dell'intravedere un aspetto della realtà che non si può mai raggiungere, ma che si lascia intravedere. L'altrui, l'oltre. Quindi c'è qui quasi una spinta mistica in Platone, dove però il misticismo di Platone è sempre un misticismo senza Dio. Il misticismo di Platone è appunto questa emozione che gli uomini provano quando nell'intimità è come se intravedessero l'umanità stessa portata alla massima potenza possibile. Poi, un'ultima citazione di Platone. Se le coscienze, come abbiamo detto, ogni coscienza, se non in relazione con se stessa, la nostra forza di uomini, di esseri umani, da dove la trarremmo? Saremmo delle cose spostabili facilmente, perché anche una coscienza, un pensiero, diremmo così, unilaterale, un pensiero monofocale, un pensiero piatto,
sarebbe un pensiero oggetto, per essere soggetto, non potendo entrare in relazione con l'altro, entra in relazione con sé, si stabilisce un dialogo, una dialettica, una tensione. Un soggetto senza tensione è una cosa. Essere soggetto significa star sotto, essere scosso, essere turbato, essere inquietato. Qui un altro grande tema, quello dell'inquietudine. Essere senza sicurezza, che non è quella dei nostri ministri. L'insecuritas significa la mancanza della tranquillità che consiste nel non avere affanni, affanni esistenziali, nel sentirsi in qualche modo al sicuro, all'interno di una sfera pienamente umana. Questa è la sicurezza. E quindi quando la sicurezza non c'è, è l'inquietudine. E quando c'è l'inquietudine, c'è la debolezza. Dove la coscienza può trovare il proprio punto di superamento dell'inquietudine, il proprio punto del superamento della insecuritas? Entrando in relazione con se stesso. E qui è il tema politico. Platone, nel Simposio sempre, dice a un certo punto: credo che a chi governa non convenga che nei sudditi sorgano elevati pensieri, né solidi vincoli e comunanze, coinonia, comunanze, non convenga. Perché se c'è qualcosa che mette a rischio il potere è la comunanza. Non necessariamente la comunanza di più, ma anche la comunanza di uno solo, la cui coscienza sia in relazione con sé. Tutte le resistenze all'oppressore, tutte le resistenze a chi ha tentato di violare l'aspetto profondo dell'umanità, pensate ai campi di concentramento, pensate a chi ha resistito. Come ha resistito? Non cessando di essere in relazione con sé, non abbandonandosi alla propria vera oggettività, non riducendosi a cosa? Ecco, l'intimità dunque è, per così dire, il fuoco della vita che non si lascia disumanizzare, che non si lascia trascinare, travolgere e opprimere da un qualsiasi potere che prende falsamente il nome di politica, perché la politica non è il potere come sopraffazione, la politica è la ricerca dell'associazione fra le intimità e la ricerca della solidarietà, senza di cui l'umanità è destinata a morire.